Yo, pues sí, y me está gustando mucho trabajar en italiano. O sea, finalmente va a ser en italiano y estoy muy contento de que así sea. O sea, me parece que es una buena decisión. Claramente hay dificultades, pero bueno, no solo hablan las palabras, hablan. Sí, sí. Cuando per lei una cosa è bella. Quando per sé una cosa è bella. Sì. La traduzione, no, avete capito che. Non te voy a responder del todo. Pero lo que sí tengo claro es que la belleza es difícil. Y sí que sé que nace de la dificultad. Eso sí lo tengo claro. No te sabría decir cuándo una cosa es bella. Supongo que tiene que ser común, tiene que ser de todos. Y entonces, por eso a lo mejor es bello. Pero sí que tiene que. Sí que el camino hacia la belleza es difícil. Eso seguro. Di me, quanto regista, è davvero una delle prime esperienze. Faccio una domanda io. Che rapporto hai con l'assurdo? L'assurdo, non lo so cos'è infatti. Dopo che siamo del teatro dell'assurdo. Però ecco, anche qua, io non sto cercando l'assurdo nella loro relazione. Cioè, non è che certe frasi, se tu le leggi, potrebbero sembrare appunto assurde, perché potrebbero sembrare che arrivano dal vuoto, dall'attesa, perché mi piace la contraddizione, un'eleganza sbagliata, un inciampo in un passo perfetto, mi piace che il trucco, cioè, mi piacciono le imperfezioni. Sì, intanto salve a tutti. Ciao. Grazie mille, veramente. Sono Gaetano Bruno, mi chiamo Gaetano Bruno, sono un attore, faccio l'attore. Allora, mi piacciono le cose che per me hanno un senso. Ma va? Sì, però è così. No, nel senso che relativamente al lavoro che faccio non mi interessa passare da un regista all'altro, non mi è mai interessato. Non sono un attore che predilige il curriculum, quindi non sono un attore di compagnia, nel senso che non ho girato tanto. Se il regista è il padrone della nave, deve avere anche la forza e assumersi la responsabilità di continuare a far credere ai suoi attori che comunque la strada prima o poi la troverà. Dunque, Trento è una bellissima città, però si percepisce in alcuni bar, soprattutto di sera, che c'è una certa irrequietezza. Anche alcune persone sono molto inquiete in questa città che apparentemente sembra tranquillissima, ma riconosci da lontano che c'è in loro anche una zona d'ombra, e questa zona d'ombra può affascinare, può essere interessante. Questo mestiere è un mestiere che, se lo fai, perché in qualche modo hai un motore interno che ti porta a non cercare, come dire, una strada canonica, una stanzialità. Io non ho mai cercato la stanzialità, e quando io mi sento fermo dopo 5 minuti non ne posso più.